Salve a tutte e tutti, buongiorno, qui il vostro Santen Chan, che faccio questo breve video facendo colazione. Innanzitutto vi rifaccio di nuovo i miei migliori auguri per Natale, che mancano ormai pochi giorni. Poi vi invito ad iscrivervi al canale per avere novità e ad azionare la campanella, a mettere like a tutti i miei video, a condividerli e commentarli, logicamente anche a guardarli. Poi passiamo al tema del giorno, intanto che faccio colazione. Con della frutta secca inizio. Banana secca. Mi sono perso pure il controllo remoto della filmatrice. Un'ora a cercarlo. Io stavo pensando in questi giorni, perché ho visto dei video in YouTube, ma in che crederanno i testimoni di Geova? Perché io sono ateo, va bene, però festeggio il Natale, non sono intransigente, fondamentalista, bigotto, e poi accetto ogni forma di credo. Proprio perché sono ateo. Vediamo di non rimanere tagliato dalla camera, dalla filmatrice, perché non ho il tripode. Se avessi più soldi me lo comprerei. E non sono bigotto, non sono transigente, sono un borghese laico, razionalista e agnostico. Sono ateo. Per cui per me buddisti, massoni, rossa croce, indù, musulmani, ebrei, cristiani di ogni tipo, ci sono molti culti indù, taoisti, shintoisti, ci sono 8000 culti nel mondo e loro varianti. Ma non è perché ateo che non festeggi il Natale. Per me è una festa familiare da trascorrere in famiglia e nella quale ricordarsi anche dell'epoca in cui si festeggiava in famiglia, insomma. Perché loro rigorosamente si rifiutano di festeggiare il Natale. Vabbè, lo so. Loro dicono nella Bibbia non ci sta scritto da nessuna parte che è nato il 25 dicembre. Ma se per questo gli ortodossi lo festeggiano in un'altra data, se per questo i copti anche lo festeggiano magari in un'altra data, e altri ortodossi anche. Ma il Natale è una festa per la famiglia, mica solo una festa religiosa. Poi per Natale si trovano in promozione o in sconti moltissime cose, anche se non c'hai denaro. Per esempio, stiamo in inverno, la mattina è buio, però tu trovi promozionati per il prossimo estate, che ci sarà un caldo soffocante, dei ventilatori da piede a metà prezzo, capito?
Dopo che ho comprati delle arie condizionate a metà prezzo, a questo serve il Natale. Ti anticipi di 6 mesi, di 8 mesi, pure di 12 mesi. Festeggi anche il Natale che viene, perché già a Natale ti vendono 3x2 e 4x3, 5x6, 2x1 al 50% di sconto, in rate senza interessi, tutto il mangiare di Natale, lo zappone, il cotechino, il panettone, il pandoro e i torroni, già te li vendono al 50% un mese prima di Natale. In pratica durano più di un anno, quindi se sono stati fatti a settembre o ottobre di quest'anno durano fino magari a gennaio del 2019. Quindi che fai per Natale? Te compri molti più panettoni, te compri molti più torroni, te compri molti più pandori, poi li tieni nell'armadio perché così recuperi sull'inflazione. Magari poi c'è la casa piena di formiche, ma a Natale puoi risparmiare pure sul Natale che viene. A questo i testimoni di Geova non lo sanno, se no festeggerebbero il Natale, perché si starebbero comprando i panettoni di quest'anno pure per i prossimi 10 anni, che loro credono che arriva la fine del mondo e quindi non si sa mai, dovesse arrivare fra 2 o 3 anni o l'anno che viene, non ci stanno più gli sconti, non ci stanno, capito? Allora che fanno? Prima del giudizio finale se mangiano tutti i panettoni, se mangiano tutti i torroni. Finita la mia frutta secca. Sto a prendere latte con cioccolato. Non ve lo faccio vedere perché sennò rovescio la tazza. Poi non c'ho un treppiede, non so come filmavo. È da molto tempo che non mi filmo facendo colazione, ma viene un campo un po' ristretto, non so come facessi a filmarmi tempo fa. Però adesso prendo il mio medicinale, che non è Giuliani, l'amaro Giuliani medicinale, è un altro. Poi questo è un budino tostato pure, vedete le righe, di limone. Cioè, mia madre l'ha fatto grattugiandoci la buccia di limone, chiaramente. E non so se ci ha messo anche il sugo. Buono. C'è un retro gusto al limone che più lo mandi giù, più te viene su. Buono, buono. Potrei titolare questo video come fare colazione
con frutta secca, latte e cioccolato che d'inverno riscalda e budino di limone. Allora, mi domandavo, perché i testimoni di Geova sono così intransigenti? E poi si dovrebbe dire Yahweh, ma vabbè. Pronunciano pure male, che poi il tetragrammato non sarebbe neanche il nome di Dio, ma un nome misterioso, chissà. Non ci sono molti esperti d'accordo su quello che significhi Yahweh. Che non è detto che si pronunci Yahweh, perché l'idioma ebraico non ha consonanti. Guardavo quanto mi resta, 11 minuti. Quindi si potrebbe leggere in qualsiasi altro modo. O non ha vocali. Non ha A, E, I, O, U scritte. Si omettono, cioè non esistono, perlomeno l'idioma tradizionale. Adesso l'ebreo moderno non so, credo che ce le abbia. A, E, I, O, U, Aleph, ma non so se è una vocale o una consonante. Quindi già nell'interpretazione sbagliano, ci toppano con il nome del loro Dio. Invece di chiamarlo Dio, lo vogliono chiamare Geova, che dovrebbe più che altro corrispondere, dovrebbe essere Yahweh perlomeno, o Edonai. E poi questa loro reclusione, che si isolano dalle persone che celebrano le feste cristiane, che seguono altri culti cristiani, perché loro si autodenominano testimoni di Geova, quindi non credono in Cristo, quindi si dicono cristiani ma non sono cristiani, perché non mettono Cristo al centro, mettono Geova, Geova che dovrebbe essere Dio, ma i cristiani credono soprattutto in Gesù Cristo, in Gesù bambino, in Gesù Cristo come Dio. Dio si è trasformato per i cristiani in Gesù. Invece per loro Gesù è stato semplicemente un profeta, uno dei tanti. Infatti il fondatore dei testimoni di Geova per loro è l'ultimo profeta, non Gesù. Questa è una delle verità che non dicono. E poi credono in tutta una serie di cose che nessun cristiano crede, anzi che non credono neanche ebrei e musulmani messi insieme. Questo lo dico non perché io sia cattolico o credente, io sono sempre stato ateo. Abbiamo sempre festeggiato il Natale come ricorrenza familiare, ma lo dico per tutti quei credenti, quelli che vogliono credere, che se vogliono essere cristiani, guardate, ci sono migliaia di denominazioni cristiane. Non c'è bisogno di entrare nel tabernacolo dei testimoni di Geova o nella sala di Dio dei testimoni di Geova
loro fanno di tutto fuorché credere in Gesù. Allora, se non credi in Cristo, non sei cristiano. Io questo lo direi pure di sette che si spacciano per buddiste, ma non mettono Buddha al centro del loro insegnamento. Allora, se non credi in Buddha, non sei buddista. Ho conosciuto e frequentato i membri di una setta sincretica cinese, che non darò il nome, che non si pronunciavano, parlavano a volte attraverso la Bibbia evangelica, parlavano attraverso il Tao Te Ching, parlavano attraverso Li Qing, parlavano attraverso il buddismo, parlavano attraverso Quan Chi Yin Pu Sa e altri culti, no? Che Quan Chi Yin Pu Sa è tanto taoista come buddista in Cina. Però in realtà non erano nulla di queste cose, ma si avvalevano, perché loro dicevano che le religioni sono come le dita di una mano o le radici di una pianta, e il vero culto è la mano o il tronco dell'albero. Quindi loro sfruttavano tutti i culti possibili per avere degli adepti, perché le persone aderissero al loro culto, per fare per cooptare persone. Però alla fine era un culto sincretico che voleva, attraverso delle venerazioni a un altare, bruciare incenso per delle formule proprie, legare a sé gli accoliti. Di fatto c'avevano dei sacerdoti che si ordinavano da loro, ed era una setta cinese di orientamento taoista sincretica, che ha messo dentro il cristianesimo, il zoroastrismo, il buddismo, l'induismo, il confucianesimo, i testimoni di Geova, l'evangelismo, lo zoroastrismo, l'ellenismo, il pitagorismo, l'ermetismo egiziano, tutto quello che vuoi, l'ortodossia, lo shintoismo, il confucianesimo, che aveva qualche secolo o qualche millennio di esistenza nella Cina continentale. E poi è arrivato il comunismo, soprattutto durante la rivoluzione culturale, si dovettero rifugiare a Formosa, cioè la Taiwan di oggi, dove c'è libertà di culto anche adesso, relativamente, perché adesso ci sono più atei per la modernità, ma anche grazie al fatto che la Cina comunista modera le sette. Allora, da quando nel 99 credo Hong Kong è passata in mano alla Cina comunista, e anche dal 2000 o dagli anni 90 che c'è più ingerenza cinese comunista, grazie anche al fatto di sostenitori interni in Taiwan, questa setta si è espansa per il mondo. Io non do il nome, però se entrate in un tempio cinese dove vi offrono da mangiare, dove vi fanno prima del pasto prostrare davanti a un altare, dove fanno finta che non capiscono l'italiano, ma lo capiscono benissimo, dove ti indottrinano lentamente, loro cercano di imparare l'idioma frequentando persone del luogo, e dove festeggiano anche in pieno estate delle feste, mettendo dei wok nella tavola con il fornellino a gas per preparare il cibo. Beh, se parlano un po' di tutti i culti del mondo, spiegandoti il loro culto, taoismo, buddismo, cattolicesimo, eccetera, non sono new age, sappi che sono di questo vecchio culto. Allora si passa da un eccesso a un altro, dall'isolamento, dal rifiuto degli altri, dei testimoni di Geova, a questo culto sincretico cinese che mischia tutto in una brodaglia
Qui vi saluta il vostro Santen Chan. Adesso finirò di fare colazione. Ho approfittato di questo breve momento della mattina. Editerò il video questo pomeriggio o questa notte. È da molto che non mi filmo con la filmatrice. Everio, e mi raccomando, non lasciate di seguirmi, aiutatemi a raggiungere e superare la quota dei 1000 iscritti, così potrò monetizzare i chat dei miei live. E adesso taglio il video perché non voglio che si tagli solo. Un saluto dal vostro Santen Chan e mi chiedo perché si rifiutino di festeggiare il Natale laico e Testimoni di Geova. Perché a volte non frequentano chi festeggia il Natale e i compleanni e le altre feste anche di altre religioni? Perché si isolano tra di loro? Forse perché non se li fila nessuno? E poi, se vogliono fare pubblicità alla loro setta, possono fare volantinaggio? C'è oggigiorno internet, possono mandare emails e avere siti di internet. Possono vendere giornali e tutto, ma perché ti devono suonare al citofono? Che tanto nessuno gli darà retta. Ti scocciano a qualsiasi ora del giorno e della notte. Io li inviterei, se guardano questo video, a non citofonare più, che tanto nessuno vi dà retta. Lasciate un bigliettino. Se vuoi venire a pregare con noi, questa è la nostra direzione. Oppure chiamaci a questo telefono. Lascia un bigliettino scritto a mano, non deve essere stampato. Invece... Din don, chi è? Abbiamo un messaggio per te. Che messaggio? Vuoi la nostra rivista? Ma perché te lo devono chiedere? Se sono due o tre fogli. Guarda che gli ipermercati e i supermercati, caro testimone di Geova, ti lasciano gratuitamente, senza suonarti il timbro, dei cataloghi grossi così, che pesano mezzo chilo, sono come le pagine gialle che ormai non ci sono più. O se le trovi sono piccoline perché in pochi hanno la linea fissa. Invece i supermercati ti lasciano dei cataloghi grandi così. E testimoni di Geova, din don, ci abbiamo un messaggio per te. E poi ti parlano di diversi argomenti. Sai perché si sono estinti i dinosauri? Sai qualcosa circa la cometa di Halloween? Di Halloween, non so come si chiamava. Sai che facevano nell'antica Tracia? E tu gli dici, ma che... Siete dei testimoni di Geova? Sì. No, grazie, non mi interessa. Ah, ma la vuoi la nostra rivista? E mi hai chiamato che stavo sotto la doccia insaponato? Ho dovuto sciacquarmi, per poco mi rompevo la testa, per dirmi se volevo la vostra rivista. Ma se me la volevate dare, perché non la mettevate nella cassetta della posta? Che avete paura che qualcun altro me la ruba la vostra rivista? Che ce faccio? Sono... Mi sembra che adesso ha iniziato a registrare nella memoria del dispositivo. Sono uno o due pagine ripiegate queste riviste. Beh, ma è così. Allora, registro un po' di più per salutarvi, anche se poi levare dalla filmatrice il video mi costerà. Mi raccomando, buone feste, moderate l'alcol, niente botti a Natale, e fatevi un regalo, soprattutto fatemi il regalo di guardare, io vi voglio fare un regalo per Natale, guardate tutti i miei video e voi fatemi un regalo a me, commentateli, dategli like e condivideteli, in modo da aiutarmi a che YouTube mi dia qualcosa per Natale o magari per il 26 gennaio, data del mio compleanno. Poi iscrivetevi e fate iscrivere al canale i vostri amici e contatti, perché se superiamo insieme le 1000 iscrizioni, YouTube già mi permette di monetizzare i chat dei miei live. Ancora una volta vi saluta e buon Natale il vostro Santen Chan, e al prossimo video. Ciao! Lo editerò questo pomeriggio o questa sera, forse
lo vedrete entro questa sera. Ciao. Adesso chiudo veramente, perché se no prima che lo edito viene troppo pesante.